closer for the optimistic cynic. Shit, ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all. Se volete acquistare Greta a prezzi bassissimi, passate nel link in descrizione, mi raccomando, e con il codice JustEase avete un ulteriore 5% di sconto sui vostri acquisti. Buona prima ragazzi, qui è JustEase e siamo tornati con questo nuovissimo video. Un altro confronto, anche questo molto atteso, perché oggi infatti andiamo a trattare due attaccanti veramente devastanti, sia su FIFA che in real life, ossia Ibrahimovic e Lacazette. Quindi prima di iniziare, come al solito, invito a lasciare un bel mi piace e sostenere questa serie. Passate tutti i link in descrizione, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. E possiamo iniziare, come al solito, dal bottino realizzativo di questi due giocatori. Allora, non ho considerato la Champions League perché infatti Ibra l'ha giocata, ma la Lacazette no, quindi non era equo. Quindi ho considerato la Coppa della Ligue 1, la Coppa di Francia, insomma. E quindi partiamo subito. Ibrahimovic in 37 presenze in tutte le competizioni ha realizzato 30 gol e 8 assist. Lacazette in 40 presenze in tutte le competizioni ha realizzato 31 gol e 8 assist. Ibrahimovic in Ligue 1 in 24 presenze ha realizzato 19 gol e 6 assist. Lacazette in 33 presenze ha realizzato 27 gol e 8 assist. In Coppa appunto di Francia, Ibra in 3 presenze ha realizzato 3 gol e 1 assist. Lacazette in una sola presenza ha realizzato 1 gol e 0 assist. Nelle altre coppe, Ibra 10 presenze, 8 gol e 1 assist. Lacazette 6 presenze, 3 gol e 0 assist. Allora, come potete vedere, questi giocatori hanno fatto tutte e due un'ottima stagione. Sono molto vicini come bottino realizzativo, infatti hanno fatto 30 e 31 gol, solamente che Lacazette ha giocato 3 partite in più. Quindi si sono comportati bene tutte e due. Lacazette, lo ricordo, ha subito anche un upgrade a gennaio da 79 a 82. Poi ha avuto anche la versione Team of the Season, che era qualcosa di devastante. Come mi aspetto che saranno questi giocatori su FIFA 16? Eccolo qui. Penso più o meno che sia una cosa del genere. Quindi Ibra che rimarrà a mio parere un 90, perché essendo già un 90 non credo verrà ulteriormente upgradato, ma nemmeno downgradato, perché ha fatto anche lui una buona stagione. E Lacazette che invece subirà un ulteriore upgrade di 2, assolutamente meritato. Lacazette che a mio parere sarà un attaccante che non costerà poco come quest'anno, purtroppo, perché comunque comincerà a essere un overall abbastanza alto, 84. Però non costerà nemmeno un patrimonio, quindi si potrà usare tranquillamente e sarà a dir poco devastante se ha, se avrà queste statistiche, più o meno si avvicineranno a queste statistiche, senza contare anche le 4 stelle skill. Quello che penso invece di Ibra è che comunque sarà devastante come è stato già negli ultimi anni su FIFA, e credo che gli aumenteranno di nuovo le skill a 5, perché quest'anno era stato downgradato le stelle skill a 4, non so se non lo sapete, insomma, vabbè, ve lo dico. E però c'è stata una specie di rivolta, tra virgolette, di tutti i giocatori di FIFA, anche youtuber importanti, insomma, che si sono lamentati di questa cosa. Quindi io presumo che gli rimetteranno le 5 stelle skill, anche perché sono meritate. E quindi credo appunto ci sarà questo ulteriore upgrade per Ibra, che alla fine sarà l'unico, perché appunto vi ho detto che l'overall a mio parere rimarrà quello. Quindi questi giocatori secondo me saranno entrambi devastanti, saranno devastanti sicuramente usati in coppia. Io spero appunto che questo video vi sia piaciuto, vi ripeto, lasciate un bel mi piace, commentate con due giocatori di una stessa lega per il prossimo confronto. Noi ci sentiamo alla prossima, iscrivetevi al canale come al solito se non avete ancora fatto. Ci sentiamo alla prossima, vi ringrazio come sempre per la visione, ciao a tutti.